Foss Wallace è uno scrittore, per chi lo conosce, di fiction, ma direi quasi più di non fiction, no? Quasi uno scrittore che ha scritto più, oddio, con Infinite Jest la percentuale sale di molto, però uno scrittore che in Italia è conosciuto più per i reportage, più per i saggi che per la narrativa. David Foster Wallace diceva che chi scrive saggi si confronta, e non fiction, si confronta con una specie di total noise, lui la chiamava, mentre chi scrive fiction si confronta con il silenzio, con, usava una parola in spagnolo, diceva silence, nada, no? Che rapporto, secondo te, nel tempo di lavoro di David Foster Wallace c'era fra fiction e non fiction? Che peso dava David Foster Wallace alla sua non fiction piuttosto che alla fiction? Perché dal tuo libro, scusami Daniel se fosse la domanda lunga, dal tuo libro, siamo italiani, parliamo troppo. Ok, scusami. Dal tuo libro quasi traspare, anzi senza quasi. Sì, non mi sentite? Sì. Traspare che David Foster Wallace un po' soffriva il, tra virgolette, perdere tempo a scrivere non fiction, o meglio, lui la perdeva, e poi i grandi libri di fiction un po' rimanevano come ossessioni a margine. Quindi che rapporto nel tempo di scrittura di Foster Wallace c'è fra fiction e non fiction? Well, I think that it's a complicated question, because I think that what David would have said, and he does in the biography, I quote some letters where he talks about fiction and nonfiction. I think there's one that he writes to Don DeLillo, the American novelist, where he says, you know, why is it that I always think that fiction is the thing I should really be doing? Which is to say that nonfiction is just a hobby. And it also a way to make money. So I think that's one thing that he did think. And Martina, if you want to just translate that, I'll give you my second thought in a moment. I don't want to give you too much at once. Most of what you said was just cancelled by static and noise. But anyway, I'll try. And if I miss something, you can add more. La domanda sul rapporto tra fiction e non fiction è complicata. Provo a rispondere come avrebbe risposto David. Nel libro cito svariate sue lettere sull'argomento, di cui in particolare ce n'è una indirizzata a Don DeLillo, un altro grosso scrittore americano, in cui Wallace si chiede: perché ho questa sensazione che la fiction, la narrativa è quello che dovrei scrivere veramente, e però invece la non fiction, la saggistica, è quella che continuo a scrivere più spesso perché è quella che mi fa fare soldi in maniera più immediata e rapida. Questo sì. Ciao. Oh, scusa, va bene, ma la verità è un po' più complessa, it's a bit more complicated. I think that David needed to undervalue his non-fiction so that he could write it easily. I think the more he took it seriously, the harder it became for him. And so it was important always for him to think of it as play. You know, if you look at his non-fiction, and Alessandro, I didn't know that his non-fiction was more widely read in Italy than his fiction. I had thought the reverse, but you learn these things when you have a conversation. I think that it was important for him to just to imagine that a piece like his piece on Roger Federer, both Flesh and Not, was not remotely as good or valued as, you know, Infinite Jest or any one of the stories in, for instance, in Oblivion. Just one more thing, Martina.
I think one thing I learned as his biographer is that David wrote differently to different people. And so you always had to be careful not to take what David said in one moment as what David thought. An example, when he writes to Don DeLillo, he's always trying to take the highest possible literary tone. He wants to impress DeLillo, and DeLillo is his idol. DeLillo is to David as David is to so many writers today, and so whenever he has to choose between exalting the novel as the highest form of art and questioning that status, he always chooses with DeLillo to exalt it, to identify with the serious artist, as you would say in quotation marks. Last question. Ma la questione, secondo me, dice Daniel, è più complessa di così. Secondo Daniel, David Foster Wallace aveva bisogno di sottovalutare in qualche maniera la sua non fiction, i suoi saggi, i suoi articoli. Quando parlo di non fiction si parla soprattutto di articoli che lui scriveva per i giornali, reportage o recensioni, soprattutto appunto reportage, saggi personali. Wallace aveva necessità di sottovalutare, di sminuire, di sottovalutare questo tipo di scrittura, questo materiale saggistico, per riuscire a scriverla più facilmente, perché tanto più prendeva sul serio un compito da scrittore, tanto più difficile era per lui effettivamente scrivere. Quindi, fra l'altro, dice, mi colpisce il fatto che in Italia sia più nota, più letta la sua non fiction che la fiction, ma sicuramente quando Wallace scriveva un saggio come quello su Roger Federer, un saggio sul tennis, non lo considerava assolutamente altrettanto importante, altrettanto valido di quanto considerasse i suoi romanzi o i suoi racconti, proprio perché in questa maniera riusciva a scriverlo, mentre la narrativa gli riusciva molto molto più difficile e complicata. Una cosa che ho imparato, aggiunge Daniel, occupandomi di Wallace per questa biografia, studiandolo, è che nelle lettere lui scrive cose diverse a persone diverse, adotta punti di vista diversi a seconda dell'interlocutore, quindi bisogna stare attenti, perché non sempre quello che lui scrive a qualcuno è in linea assoluta ciò che lui veramente pensava.